Salve a tutti, sono sempre Luigi Coral, presidente del CMP a difesa del cittadino. Quest'oggi, come vedete, mi trovo all'imboccatura del porto di Chioggia per verificare se si alzerà o meno il Mose. Quest'opera che noi ci auguriamo salverà per il futuro la laguna, quindi non solo Venezia, ma pure tutte le isole e la stessa Chioggia. Vedremo se funziona, noi ci auguriamo di sì perché sono stati veramente investiti tanti e tanti soldi. Tutti ci auguriamo non siano stati buttati al vento. Oggi vedremo se le paratie funzioneranno o meno. Sopra di noi abbiamo un elicottero dei carabinieri, in acqua c'è la guardia di finanza, ci sono molte autorità qua, a un centinaio di metri da me. Comunque, ci auguriamo che tutti assieme possiamo vedere che il Mose si alza e quindi dare una speranza per il futuro della nostra laguna. Osserviamo le paratie del Mose che stanno salendo. Ci auguriamo che salgano tutte e che questo sia l'inizio di una nuova primavera per Venezia senza l'incubo della quarta. Ecco, vedete, i primi cassoni si sono sollevati e adesso osserviamo. È interdetto il traffico a tutte le imbarcazioni. Ecco, vedete, ci sta alzando questo. Speriamo rimanga come un giorno da ricordare, ma non per un fallimento, ma per una soluzione che metta fine alla grande acqua alta in tutta la laguna di Venezia. Speriamo veramente funzioni, mettendo la parola fine alle acque che stanno distruggendo il patrimonio storico-culturale di Venezia, le sue isole e Chioggia. Si sta chiudendo un po' alla volta tutto, ovviamente ci sono dei tempi. Ecco, guardate qui, dovrebbe, fra un attimo dovremmo vedere salire. Ecco, vedete che sale la paratia, vedete. Abbiamo due paratie che si stanno per alzare. Vedete l'acqua che ribolle, sta a indicare che si sta sollevando la paratia. Dovrebbe stare ad indicare che sta per salire la paratoia. Osserviamo, ecco, vedete che sale, si stanno chiudendo le ultime paratoie completando così la barriera del Mose che sembrerebbe funzionare. Buon segno se funziona per il futuro di Venezia e la sua laguna. Vedete, anche là abbiamo le onde che cominciano a incresparsi. Forse stanno salendo anche le ultime due barriere che vanno a completare la diga che fermerà, almeno così si spera, le grandi acque alte. Fermerà le acque alte. Le onde che vediamo stanno ad indicare che sotto c'è movimento, quindi con molta probabilità i cassoni si stanno alzando.
Ecco, che dalle acque sta comparendo la penultima. L'ultima barriera, il penultimo cassone, allora è l'ultimo, e con questo si va a chiudere l'intero Mose. Sembra proprio riuscita l'operazione, e quindi c'è da sperare bene per il futuro. Ecco, la barriera è completata. Ah, ecco, abbiamo quest'altro che sta ultimando. Con questo è proprio terminato. Con il sollevamento di quest'ultimo è terminata.